la Mini Uzi della Cybergun. Ovviamente, come tante altre armi che vi ho mostrato sul canale, anche questa è in calibro 4,5, non spara diavolo, ma soltanto biglie d'acciaio. Come sempre ringrazio l'armeria Ardito di Neukatterer, tutte le info le trovate qui sotto in descrizione, per aver fornito l'arma di oggi, l'israeliana che tutti conosciamo. Ma prima di andare a parlare di questa replica nello specifico, un po' di storia. Perché l'Uzi, e nello specifico la Mini Uzi, è diventata una delle armi più popolari al mondo? Beh, ci sono diversi motivi. Prima di tutto occorre dire che è nata a metà degli anni 40 ad opera del capitano dell'esercito israeliano Uziel Gal, dove appunto prende il suo nome. Sicuramente in molti attribuiranno la sua fama alle dimensioni ridotte, ed è vero, ma come mai l'Uzi è stata in quel periodo molto più popolare rispetto ad altre submachine gun? Prima di tutto occorre dire che l'Uzi è un'arma a massa battente. Cosa si intende? Si intende che il suo ciclo comincia ad otturatore aperto, rispetto a tante altre armi che magari hanno apertura, quindi armo del cane, chiusura con incameramento. Il loro ciclo inizia chiuso per poi ogni sparo apri, chiudi, apri, chiudi. L'Uzi invece parte da aperto e conclude il suo ciclo aperto, ta, ta. Quindi si sposta tutto il gruppo otturatore e da qui il nome massa battente. All'epoca della creazione dell'Uzi esistevano già armi di questo tipo, ma l'Uzi era più particolare. Il suo otturatore, molto grosso, infatti è una delle parti più grandi dell'arma, avvolge in parte la canna, quindi vi è un notevole risparmio di spazio e qui abbiamo appunto la sua fama, le dimensioni così ridotte dovute a uno spazio condiviso tra canna e otturatore. Oltre a questo c'erano tanti altri dettagli, come il fatto che l'otturatore si trovasse praticamente sul baricentro dell'arma e non decentrato nella parte posteriore. Questo consente praticamente di mantenere bene stabile l'arma, specie con raffiche breve o comunque colpi molto ravvicinati prolungati. Altra cosa importante, altra novità per l'epoca, il fatto che il caricatore si inserisse direttamente nel manico dell'arma. Questo era molto importante poiché, uno, si risparmiava spazio piuttosto che inserirlo da altre parti, appunto sotto l'otturatore che in questo caso si trova direttamente sopra il grilletto, e inoltre, in caso tattico, poteva essere molto utile il fatto che al buio si potesse ricaricare molto più facilmente, perché si sa, una mano trova l'altra e quindi si riesce in questa maniera a ricaricare con molta facilità. Poi esiste tutta una serie di vari dettagli che sono condivisi anche con questa versione a CO2. Partendo dall'esterno, il calcio. Il calcio è divincolabile, aperto, chiuso, senza blocchi, cioè basterà semplicemente spostarlo in posizione chiusa oppure aperta. È molto comodo sinceramente e anche molto solido, a prima vista non lo si direbbe, ma in realtà è fatto parecchio bene, soprattutto non si richiude una volta che andremo a tirare. L'eventuale parte finale del calcio in posizione chiusa può essere utilizzato come grip, questo principalmente viene adoperato in situazioni reali, abbiamo più maneggevolezza al chiuso o comunque in situazioni dove bisogna andare in puntamento rapido in luoghi molto stretti. Ad ogni modo non è il caso nostro e vi consiglio sempre di sparare con il calcio in posizione regolare. Come abbiamo già detto, l'arma si alimenta tramite bili d'acciaio che andranno inserite ovviamente tramite il suo caricatore da 25 colpi e nella parte inferiore abbiamo l'alloggio per le bombolette di CO2. Si può accedere tranquillamente con la chiave esagonale data in dotazione, dove andremo a togliere il blocco inferiore e inseriremo e toglieremo le bombolette in maniera molto semplice e rapida. Ovviamente se avete più caricatori il divertimento aumenta perché appunto potete sparare molti più colpi senza stare ogni volta a cambiare bomboletta. Rispondo subito a una domanda che vi starete facendo. No, quest'arma non ha la raffica, cioè ce l'ha perché viene prodotta con la raffica, solo che per le leggi italiane un'arma a scarsa capacità offensiva non può sparare a raffica. Questa modalità infatti è bloccata nonostante abbiamo il selettore di tiro che mostra appunto il fuoco automatico, solo che è bloccato e deve rimanere bloccato. Deve rimanere bloccato perché qualora qualcuno aprisse l'arma e togliesse la punzonatura per poter sparare a raffica, può farlo, ma lì si rischia di cadere nella sanzione penale, quindi non so quanto possa convenire.
L'arma è dotata di due sicure, una come abbiamo appena visto sul selettore di tiro, dove abbiamo sicura e fuoco semiautomatico, e soprattutto, come accade in altre armi tipo il nostro Beretta M22, abbiamo una sicura direttamente sul manico. Infatti, se non la premeremo, non potremo andare a premere il grilletto. E questa è una feature molto simpatica che rende questa replica davvero davvero molto realistica. Nella parte superiore abbiamo le tacche di mira, dove nella parte posteriore abbiamo, come accade in molte armi militari, un sistema di puntamento a cerchietto che ovviamente andrà allineato con il collimatore frontale. Abbiamo anche un selettore di tiro, ma sinceramente non vedo molta differenza. Un pochino come la R7090 dell'esercito, che aveva il selettore 100 e 400, dove praticamente era spostato il puntino. Invece qui sinceramente mi sembrano uguali, nel senso sparano entrambe nella stessa maniera, messe alla stessa distanza e contro gli stessi bersagli, però potrei anche sbagliarmi. Altra cosa interessante, condivisa tra l'altro con la sua versione reale, è di facile manutenzione, soprattutto si smonta nella stessa identica maniera. Infatti abbiamo un blocco sotto la tacca di mira posteriore, dove appunto possiamo rimuovere l'asta superiore, dove vi è il tiretto d'armamento, e abbiamo quindi accesso all'otturatore, che come vedete è la parte più grossa dell'arma. Eventualmente, tirandolo indietro, spostandolo un po' in su, possiamo estrarlo, possiamo eventualmente anche togliere la molla, diciamo, del blowback, se vogliamo chiamarlo così, e vi assicuro è il pezzo più pesante. Una volta tolto il gruppo otturatore, tutta l'arma rimane praticamente nuda, quindi per fare manutenzione sarà sufficiente ingrassare e ripulire tutte le parti metalliche e meccaniche soprattutto che vediamo all'interno, oltre che ovviamente l'otturatore. Una volta terminato, l'inserimento è rapido così come lo smontaggio, reinseriamo la lastra ed è tutto fatto. Ma all'atto pratico, quest'Uzi CO2 come spara? Ovviamente non aspettiamoci la precisione magari di una pistola fatta per il tiro di precisione. Diciamo che non è molto precisa, ma dà comunque molte soddisfazioni. Me l'immaginavo, diciamo, ancora più imprecisa di quanto in realtà non lo sia, ed è adatta, diciamo, appunto, non tanto ai bersagli, ma appunto a tiri al barattolo o comunque piccoli bersagli da posizionare lì e sparacchiare. Non ci sono tantissime pretese. Se ve la sentite, potete anche sparare a una sola mano, ma diciamo che l'utilizzo primario non è quello. Sì, è un bel giocattolone, nonostante appunto sia un'arma a scarsa capacità offensiva, e non ci sono tante pretese. Però devo dire, dà molta soddisfazione per il fatto che comunque il movimento dell'otturatore, che come avete visto è molto grosso, si fa sentire, quindi ogni singolo colpo darà una bella spintarella sulla spalla. È una bella sensazione, poi soprattutto spara decisamente in maniera cattiva. Abbiamo visto tante altre armi corte su questo canale, ma questa probabilmente tra quelle che spara bilie e non diavolo è una di quelle che ha il tiro più potente, nonostante sia più o meno tra i 2 e i 3 joule di potenza. Comunque, in definitiva, rimane un bellissimo oggetto, una replica fantastica, nonostante non sia completamente in metallo, nel senso, comunque, le parti vitali, il meccanismo, la scocca esterna sono in metallo, poi vabbè, abbiamo dettagli che sono in plastica, ma sinceramente sono fatti tutti molto bene e l'arma è bella, massiccia e pesante. Detto questo, penso di avervi detto praticamente tutto. Ringrazio come sempre l'Armeria Ardito per avermi consentito di realizzare questo video. Infatti l'Uzi la potete trovare lì. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.